Ebbene, salve a tutti youtubers e benvenuti ad una nuova puntata di GPL assieme al mio amico. È passato un giorno da San Valentino, voi come l'avete passato? Io non ho ancora trovato la mia anima gemella e ho passato San Valentino... Comunque, oggi vi recensirò un romanzo rosa. È strano perché non vi ho recensito tanti romanzi rosa, eppure è un genere che mi piace veramente ma veramente tanto. E non sono uno di quelli che leggono un romanzo rosa e poi si disperano e piangono e inondano le pagine di lacrime. Non è vero. Comunque, oggi il romanzo che voglio recensirvi è Cose da salvare in caso d'incendio di Haley Tanner. Per quanto riguarda l'autrice, Haley Tanner è nata nel 1982 in America, negli Stati Uniti. È laureata e Cose da salvare in caso d'incendio è il suo primo romanzo. Ha riscosso un discreto successo sia in America sia in Europa. Per quanto riguarda il libro, è stato pubblicato per la Longanesi, la traduzione è stata affidata a Silvia Piraccini e consta di 323 pagine. Per quanto riguarda la trama, Vaclav è un giovane di 10 anni che ha un sogno, diventare un mago importante e famoso in tutta Europa. I suoi genitori sono ebrei russi emigrati in America a seguito di una tremenda crisi che aveva colpito la Russia. Ben presto Vaclav, più lo pronuncio più mi sembra assurdo, Vaclav, ritorniamo alla trama meglio. Vaclav conosce una ragazza di origini russe anch'ella. Nascerà una profonda amicizia tra Vaclav e Lena. E Vaclav e vuole fare di Lena la sua incantevole assistente. Un giorno, quando dovevano esibirsi in uno spettacolo davanti ad un sacco di gente, Lena scompare. Senza lasciare tracce, Vaclav rimane solo. Aveva perso la sua unica vera amica. Rimane solo con il suo dolore. 7 anni dopo riceverà una telefonata da Lena. Sarà la telefonata che cambierà per sempre la vita di Vaclav. Bene, e dopo questa trama, strutturata in maniera veramente ammirevole, possiamo dedicarci al commento di questo romanzo. L'aspetto positivo di questo romanzo è l'idea realistica che dà Haley Tanner della disperata situazione nella quale vivevano i russi intorno agli anni 90. Infatti in quegli anni il governo russo era in una profonda crisi, così come il paese che stava morendo di fame. Haley Tanner ne dà un'idea così perfetta che sembra quasi che l'abbia vissuto in prima persona. Un altro aspetto positivo di questo romanzo è l'ideale di Vaclav. Bisogna perseverare nei propri obiettivi, non importano le difficoltà, gli ostacoli che ti si presenteranno davanti. Grazie al cuore e grazie alla volontà, nessun ostacolo è impossibile. Questo insegnamento morale che ci dà Haley Tanner è fondamentale nella vita di ognuno. Altro aspetto positivo di questo libro è la figura materna di Vaclav. Infatti Razia dovrà superare moltissime difficoltà. Le sue scelte, le sue azioni inizialmente non vengono capite dal protagonista. Giustamente, a 10 anni non può capire a quell'età. Razia è quella figura che dà l'idea perfetta di quali siano le difficoltà di una madre. Una madre che nutre un amore profondo per il proprio figlio. Bene, e gli aspetti negativi di questo libro? Oh mio Dio. Perché non vi ho fatto vedere la copertina di questo romanzo? Adesso ve lo rivelerò. Questa è la prima edizione del libro pubblicata in America. Guardatela perfettamente. Bene. Adesso vi faccio vedere la copertina dell'edizione italiana. È uno schifo. Cioè, Non c'è altro da dire. È un obbrobrio di copertina. A partire da questi che sembrano quei fili per stendere i panni, non so. C'è anche questo topo inutilissimo lì, non so perché, boh. E c'è un coniglio. Cosa serve? Il coniglio, se tu fai un romanzo rosa e metti un coniglio nella copertina, tutti sanno
della simbologia del coniglio che dà. Per quanto riguarda la magia, il tema della magia è importantissima in questo romanzo. Poi non serve a niente, svanisce. Il sogno di Vaclav sfuma perché lui, al posto di perseverare nel proprio sogno, realizza l'obiettivo di Lena. Gli telefona dopo 7 anni. Poverino questo qui, è vero, questo qui non sapeva lei dove fosse, ma lei sapeva perfettamente dove lui abitasse, non poteva telefonargli prima. Gli chiede di cercare i propri genitori, ma del sogno di Vaclav non se ne fa niente. Capisco la sua situazione, ma fino a un certo punto. La filosofia di questo libro. Questo libro si fa un sacco di pippe filosofiche e sono pesantissime, e dopo la descrizione infinita di 20 pagine sul risveglio spirituale di Lena nel vedere una schifezza di macchia su un bagno, voi morite tra le pagine proprio, esausti. A parte questi aspetti negativi, cose da salvare in caso di incendio. Il titolo originale è anche Vaclav e Lena. Lasciamo perdere. Cosa casissima. Comunque, adesso vi leggerò la parte che mi ha più colpito. Vaclav è come una persona vuota, perché non ha niente. Vaclav non ha niente, solo rabbia, contro sua madre. Sua madre che gli aveva portato via la sua unica vera amica. E dopo questo vi ringrazio di aver seguito la mia recensione e a presto con GPL!